Il Tornado Panavia della RAF è un caccia d'attacco polivalente, destinato alle operazioni della NATO in Europa. I suoi due turboreattori Rolls-Royce gli conferiscono velocità e potenza per impegnare caccia e bombardieri fino a quote di 15.000 metri. Il suo equipaggiamento elettronico lo rende un formidabile caccia notturno. Il concetto del Tornado segue la tradizione di quello che molti considerano il miglior aereo polivalente mai costruito, il De Havilland Mosquito. Privo di armi e costruito quasi interamente in legno, il progetto base fu dapprima respinto. Ma il Mosquito diventò uno dei principali protagonisti della Seconda Guerra Mondiale. This morning I had another talk with the German Chancellor Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Contemporaneamente al tentativo di Chamberlain di evitare la guerra, la De Havilland stava progettando un bombardiere bimotore così veloce da non avere bisogno di armi. Infatti, si affermava che sarebbe stato l'aereo più veloce del mondo e che con la sua struttura in legno non avrebbe gravato sulle risorse siderurgiche necessarie per la guerra. Ma il Ministero dell'Aviazione bocciò il progetto. Senza scoraggiarsi, la De Havilland continuò a fabbricare aeroplani come il Tiger Moth. Come velivolo da addestramento, questo costituiva il primo passo dei piloti verso lo Spitfire e l'Hurricane. Fu costruito in migliaia di esemplari, a riprova che la De Havilland aveva grande esperienza nell'uso del legno per costruire aerei affidabili. Il 1 settembre 1939 il mondo assiste all'attacco tedesco contro la Polonia. Dopo l'invasione, la De Havilland premeva affinché si approvasse il suo progetto, ma il Ministero dell'Aviazione non riteneva prudente inviare un aereo privo di armi, pur se veloce, nello spazio aereo nemico. Non credevano che il Mosquito fosse così veloce come si affermava. Comunque, la De Havilland difese la propria tesi. Sottolinearono il fatto che l'armamento costituiva un sesto del peso del bombardiere classico. Nel gennaio 1940, il Ministero dell'Aviazione acconsentì alla costruzione di un prototipo di Mosquito. L'aereo doveva trasportare circa 450 kg di bombe fino a Berlino ed essere adatto come caccia e come aereo da ricognizione. Ma un'altra battuta d'arresto per la De Havilland fu causata dalla guerra lampo della Germania attraverso i Paesi Bassi. La Francia cadde entro la metà del giugno 1940 e Hitler preparava i piani per l'invasione dell'Inghilterra. In vista di questi avvenimenti catastrofici, il Ministero dell'Aviazione annullò il progetto Mosquito. Tuttavia, questo non scoraggiò gli ingegneri progettisti della De Havilland. Entro luglio, il progetto Mosquito aveva fatto grandi progressi. Trovarono nuovi sistemi per ridurre il peso, per esempio parti in lega leggera in luogo di quelle in acciaio forgiato. Le parti in acciaio vennero ridotte a soli 15 kg. Contro i 125 di parti in lega. Venne data via libera al progetto, a patto che la De Havilland mantenesse i suoi impegni, che comprendevano l'adattamento del Tiger Moth al trasporto di bombe per combattere la prevista invasione. Ma prima delle previsioni, la Luftwaffe tentò con intensi bombardamenti di costringere la Gran Bretagna alla resa totale. La battaglia d'Inghilterra era iniziata. La De Havilland fu colpita una sola volta dai bombardamenti, ma questo costò molti morti e la distruzione di importanti macchinari.
La sala assemblaggio del Moschito fu trasferita in un hangar mascherato da fienile. Nel frattempo, la RAF subì molte perdite da parte della Luftwaffe, ma ne restituì il doppio. Il 15 settembre 1940, il comandante in capo della Luftwaffe, Hermann Göring, ordinò a tutti gli aerei disponibili di sferrare un attacco a tappeto contro la Gran Bretagna. La RAF resistette all'assalto e inflisse alla Luftwaffe la peggior sconfitta della guerra. Hitler cambiò strategia e passò dallo scontro diretto con la RAF al bombardamento di Londra. Gli attacchi avevano lo scopo di fiaccare lo spirito del popolo britannico. Dall'alba al tramonto, gran parte di Londra era un mare di fuoco. Nella Gran Bretagna assediata, in molti si arruolarono nella RAF. Tra loro c'era il 18enne Michael Hallen, che aveva sempre desiderato fare il pilota. Ma quando si era offerto volontario, gli era stato detto che aveva problemi alla vista. Allora Hallen diventò un navigatore. Dopo una prima delusione, ebbe occasione di farsi valere. Io e circa altre 20 persone fummo convocati per un colloquio col comandante di squadriglia e ci fu chiesto se volevamo offrirci volontari per un nuovo impegno, un diverso tipo di equipaggio aereo che stava nascendo. Io e la maggior parte degli altri non sapevamo di che si trattasse e pensammo che andare a Londra sarebbe stato divertente. Perché non offrirsi volontari? E così andammo a Londra per 2 giorni. Lì fummo sottoposti a una serie di test e passammo la maggior parte del tempo a guardare disegni e diagrammi che in seguito avremmo scoperto essere le rappresentazioni che i nuovi apparecchi radar sugli aerei mostravano ai navigatori delle squadriglie da caccia notturne. Il caccia notturno usato a quel tempo era il Bristol View Fighter. I Moschito non erano ancora in produzione. Il View Fighter aveva l'emittente radar collocata nel muso. I ricevitori erano sull'ala. Allen fece coppia con il pilota Harry White, solo di pochi mesi più anziano. Il primo aereo nemico che distrussero fu un Messerschmitt ME-110. Allen e White volarono insieme per tutto il resto della guerra. Mentre la RAF dava battaglia, la De Havilland aveva lavorato incessantemente per completare la sua letale sorpresa per la Luftwaffe. Il primo volo di prova fu compiuto da Jeffrey De Havilland Jr. I due motori Rolls-Royce Merlin fornivano all'aereo l'agilità necessaria. Il rapporto del giovane De Havilland a suo padre fu molto positivo. Il passo successivo era creare metodi di produzione più efficienti. All'inizio, quasi ogni pezzo dell'aereo doveva essere fatto a mano. La struttura dell'ala era in longheroni di legno stratificati.
aveva un doppio strato di compensato di betulla, saldato con una resina di formaldeide. L'ala era leggera perché aveva pochissimi rinforzi interni. C'era spazio per trasportare 10 serbatoi della capienza di 2000 litri di carburante, circa 2 tonnellate di peso. Le prove avevano dimostrato che l'ala poteva sopportare una pressione di 41 tonnellate su ogni lato. La fusoliera del Moschito era formata da paratie incassate nella struttura. Fu applicato un rivestimento di betulla spesso 2 mm. Fu usato uno strato di legno di balsa come spessore tra lo strato interno e quello esterno. Usare il legno di balsa fu un sistema ingegnoso per irrobustire senza appesantire troppo. Anche lo strato esterno era fatto di compensato di betulla. La fusoliera fu soprannominata Carapace perché assomigliava al guscio di una ragosta. Dividere la fusoliera in due metà facilitò l'installazione dell'impianto elettrico, dei comandi e del sistema idraulico. L'affidabilità era pari a quella di un aereo costruito in metallo. Per semplificare la progettazione e la costruzione, il carrello di atterraggio fu realizzato con blocchi di caucciù, invece che con un più complesso sistema idraulico. Collocare l'alloggiamento del motore sull'ala incrementò l'aerodinamica del Moschito. Inoltre, la compattezza del mozzo dell'elica ridusse l'attrito dell'aria. Il risultato fu che la De Havilland aveva costruito l'aeroplano più veloce del mondo. Ma gli ingegneri della De Havilland non erano soddisfatti. Alle bombe da 250 kg furono ridotte le dimensioni delle alette e sostituirono quelle da 125 kg destinate al Moschito. Si raddoppiò così il carico di bombe prima che l'aereo entrasse in servizio. Nel momento culminante delle incursioni fu prodotta d'urgenza la versione notturna del Moschito. Fu dotato di 4 cannoncini da 20 mm e 4 mitragliatrici. Ciò permetteva un tiro concentrato. Un bombardiere privo di armamento era stato trasformato in un caccia e il 15 maggio 1941 il prototipo fece il suo primo volo di prova. Il ritmo di produzione fu accelerato e la De Havilland distribuì subappalti a piccoli industriali in tutta la Gran Bretagna. Falegnami, fabbricanti di mobili, costruttori di biciclette, numerosi ingegneri presero confidenza con le difficoltà relative alla costruzione di un aeroplano. Le parti del Moschito provenivano da 400 ditte diverse. Questo impedì alla Luftwaffe di bloccare la costruzione del Moschito con i bombardamenti. La RAF cominciò a ricevere il tanto atteso Moschito nel luglio del 1941. Entro dicembre ne erano stati consegnati 20 esemplari, ma lo scontro diretto tra il Moschito e la Luftwaffe doveva ancora attendere. Durante il periodo dal 1941 al 1942 e per tutto quell'anno fino all'inverno seguente, i bombardieri tedeschi non tornarono più.
non ripresero i bombardamenti notturni, perché fortunatamente per noi erano occupati in Russia. Cosa fare con l'aereo più veloce del mondo? Era ora di attaccare il suolo tedesco. Il 20 settembre del 41, la prima missione del Moschito non fu né come bombardiere né come caccia, ma come aereo da ricognizione fotografica per il comando bombardieri. Per la prima volta, tale ricognizione era possibile con la velocità di un caccia. I tedeschi non riuscirono mai a fare altrettanto. Tutta l'Europa era alla portata della macchina fotografica del Moschito. La Tirpitz, nascosta in un fiordo norvegese. Königsberg, a 1000 miglia dalla Gran Bretagna. Il porto di Taranto. Una fabbrica di Messerschmitt. Bordeaux. Forniva anche preziose informazioni meteorologiche su un bersaglio prescelto. Come se la contraerea e la Luftwaffe non bastassero, il tempo sulla Germania era molto instabile. Prima di un decollo, i meteorologi studiavano attentamente le informazioni fornite dai Moschito. Il comando bombardieri decideva allora se procedere con una missione che coinvolgeva anche 1000 bombardieri o meno. La De Havilland inviò ingegneri specializzati e progetti in Australia. La Royal Australian Air Force ebbe il suo primo Moschito nel giro di un anno. Mentre la guerra nel Pacifico aumentava di intensità, i Moschito decollavano dall'Australia per ricognizioni aeree sulle basi giapponesi nel Siam e in Birmania. In seguito, anche la filiale canadese della De Havilland produsse il Moschito. Il Moschito divenne un cacciabombardiere quando due bombe da 230 kg furono collocate dietro i cannoncini. Furono aggiunti altri due serbatoi sganciabili e intercambiabili con bombe da 115 kg. In seguito furono aggiunte due testate da 230 kg, consentendo al cacciabombardiere Moschito un carico di bombe di 900 kg. Furono poi realizzati altri serbatoi sganciabili da 450 litri. Questo aumentò di 1000 chilometri l'autonomia del Moschito. L'aviazione degli Stati Uniti costituì una propria squadra da ricognizione e scelse il Moschito come aereo di punta. In collaborazione con la RAF, i ricognitori americani individuarono i bersagli e stimarono i danni provocati dai precedenti raid. Grazie alla loro velocità, i Moschito furono scelti dalla British Airways per i voli commerciali con la Svezia. Infatti, dovevano superare le basi dei caccia tedeschi. I passeggeri e le merci viaggiavano nel vano bombe. Il volo durava 1 ora e mezza e al ritorno si trasportava materiale strategico come i cuscinetti a sfera. Thank you.
Nell'autunno del 41, la squadriglia dei sergenti Allen e White ricevette i suoi primi moschito. Il primo contingente di moschito che ricevemmo, il moschito 2, che avevamo atteso con tanto entusiasmo, erano usurati, di seconda mano. Avevano già dalle 200 alle 300 ore di volo, troppe per un aereo da caccia con motore a scoppio di quei tempi. Divenne presto evidente che quei moschito non erano affidabili. Nessuno sapeva se gli equipaggi che non erano tornati dalle missioni erano stati abbattuti o avevano avuto avarie al motore. Durante una missione notturna sopra la Germania, Allen e White stavano inseguendo un Messerschmitt ME-110 quando il motore di destra si bloccò. Con riluttanza dovettero rinunciare all'inseguimento e virarono per tornare alla base. Il peso in eccesso fu scaricato. Cominciammo progressivamente a perdere quota. Perdemmo quota sul territorio tedesco e quando passammo sopra Schelling e le isole olandesi eravamo scesi di circa 4.000 metri. Proseguimmo ancora e in un punto a nord di Texel riuscimmo a entrare in contatto in altissima frequenza con la base di West Raynham. Lì chiamammo e Harry disse: «Parla Creeper 24», e questo era il nostro nome in codice. «Qui è Creeper 24 che ritorna alla base». E una giovane ausiliaria alla radio del controllo aereo disse: «Bene, Creeper 24, cosa possiamo fare per aiutarvi?» A quel punto sia Harry che io eravamo stanchi delle avarie ai motori che noi e gli altri subivamo. Alcuni dei nostri erano dati per dispersi senza che sapessimo veramente cos'era successo. Harry richiamò quella ragazza e disse: «Qui è Creeper 24, sto tornando con un motore solo. Di pure ai ragazzi che non è stata la fottuta contraerea né quei bastardi di caccia a fregarci». The position of the lamp and radio works at Dolminster. During the run up to the target, I'm going to try and aim for the left-hand side of the biggest building. And I want everyone to pack in as tight as they can there. Il Moschito poteva trasportare lo stesso carico di bombe di un B-17 e alla fine della guerra le squadriglie di incursori Moschito avevano scaricato più di 15.000 tonnellate di bombe su obiettivi nemici, di solito su Berlino. Durante la guerra furono adoperati vari tipi di radar. Alcuni Moschito avevano strumenti di navigazione collegati a terra. Altri tracciavano una mappa del terreno sorvolato, comprendente fiumi, laghi e città. I caccia notturni disponevano di radar che individuavano i bersagli a 4-5 km davanti a loro e indietro fino a un chilometro. I Moschito, non equipaggiati di radar, effettuavano le cosiddette missioni a occhio di gatto. Grazie alla velocità dei Moschito, nelle prime 1.000 missioni andarono persi solo 11 aerei,
che però percentualmente rappresentava il 7,5%, in quanto il numero di aerei in volo era molto basso. I piloti di Mosquito perfezionarono la tecnica di volo a bassa quota per evitare i cannoni a terra e i radar nemici. Orientarsi di notte era il primo compito del navigatore. I laghi e i fiumi erano utili punti di riferimento, ma a volte faceva comodo anche un buon olfatto. Dortmund, famosa per la birra, poteva essere individuata dall'odore del luppolo distillato nelle fabbriche. Anche se i bombardamenti erano efficaci, il Mosquito svolse il suo ruolo più importante nel comando bombardieri come protezione e guida delle formazioni d'attacco. Erano le missioni che i piloti di Mosquito effettuavano con più entusiasmo. Per bombardare le città tedesche, il comando inviava formazioni di circa 1000 bombardieri pesanti. Una formazione di questo tipo era larga 7 km e lunga 30 e impiegava ore ad attraversare l'obiettivo. Non solo gli equipaggi dei bombardieri erano poco esperti, ma la Luftwaffe disponeva di caccia notturni dotati di radar molto efficaci. Volare in una grande formazione non era necessariamente una garanzia. Tuttavia, il radar poteva essere il peggior nemico per i caccia notturni della Luftwaffe. I Mosquito, infatti, avevano una scatola nera che gli consentiva di inserirsi nella frequenza dei radar tedeschi. Potevano piombare alle spalle di un aereo nemico e abbatterlo, mentre i piloti tedeschi erano impegnati a cercare i bombardieri britannici. Potevamo portare un Mosquito a 6.000 metri. Con un vento in coda di 150 km l'ora, riuscivamo a essere su Berlino in un'ora e mezza. Così potevamo rimanere sopra l'obiettivo per 20 e a volte anche per 30 minuti, cercando i caccia nemici alla luce degli incendi o usando il radar. E quando l'ultimo bombardiere britannico aveva lasciato la zona per tornare alla base, noi eravamo ancora là. Ma proteggere i bombardieri non serviva se mancavano il bersaglio. Per questo il Mosquito fu impiegato nelle famose squadriglie Pathfinder. La preparazione delle missioni era meticolosa per evitare quello che era chiamato il creep back o missione a vuoto. Questo si verificava quando gli equipaggi bombardavano troppo presto e gli aerei dietro di loro li imitavano, mancando tutti il bersaglio. I Pathfinder, precedendo la formazione usando il radar, sganciavano enormi razzi luminosi esattamente sull'obiettivo.
il vano bombe del Moschito conteneva 4 razzi da 250 kg. Questi razzi si distinguevano dai razzi Esca tedeschi che i bombardieri della RAF ignoravano, sganciando quindi sul bersaglio giusto. Grazie ai loro successi, le squadriglie Pathfinder meritarono l'onore di una visita dei reali d'Inghilterra. I nuovi motori d'alta quota per il Moschito, con un compressore per la pressurizzazione della cabina, resero più allettanti le incursioni su Berlino, anche grazie alla bomba da 2 tonnellate Blockbuster. Soprannominata il Biscottino, fu una delle bombe britanniche più efficaci della Seconda Guerra Mondiale. Con piccole modifiche alla fusoliera, anche il Moschito poté trasportarla. Ma è un'incursione a bassa quota nel gennaio del 1943 quella che viene ricordata con più orgoglio da coloro che vi parteciparono. I servizi segreti britannici avevano appreso che il comandante in capo della Luftwaffe, Hermann Göring, e il capo della propaganda, Joseph Goebbels, avrebbero presieduto una grande manifestazione a Berlino. I discorsi sarebbero stati trasmessi per radio. I migliori equipaggi si offrirono volontari. Il primo stormo di Moschito doveva mandare a monte il discorso di Göring. Il secondo, bombardare Berlino nel momento in cui parlava Goebbels. Secondo i calcoli, i Moschito, armati con la bomba Blockbuster, potevano seguire una rotta in diretta di 1250 km verso Berlino. Come sempre, avevano considerato tutti i fattori, il tempo, le difese di Berlino e il ritorno alla base. Era una missione azzardata, ma valeva la pena di rischiare. Il primo stormo volò a bassa quota fino a Brema, poi salì fino a 7500 metri. I nazisti, in preda a una febbrile eccitazione, furono informati che Göring non avrebbe parlato. I radar tedeschi avevano avvistato la prima ondata di Moschito e Radio Berlino aveva annunciato il rinvio del discorso proprio mentre cadevano le prime bombe. Anche la seconda ondata andò a segno, con la perdita di un Moschito, ma l'episodio fece infuriare Göring. Göring ordinò la costruzione di un caccia bimotore in legno per la Luftwaffe. Il difficile compito fu affidato alla Focke Wulf. Göring voleva un aereo in legno con un rapporto peso-potenza come quello del Moschito. All'ingegner Kurt Tank, responsabile per la Focke Wulf, fu chiesto di realizzare l'aeroplano in 10 mesi. Ma dovevano essere inventate le presse che trattassero il legno con le tolleranze necessarie per la costruzione aeronautica. La cosa più importante era trovare un sistema affidabile per assemblare il legno. Per sopportare le sollecitazioni del decollo e dell'atterraggio era necessaria una robustezza eccezionale. Gli ingegneri trovarono il giusto adesivo, una resina sintetica chiamata Tegofilm. Le tecniche di costruzione erano simili a quelle usate dalla De Havilland per il Moschito. Per costruire l'aereo trovarono e addestrarono un gran numero di artigiani. La spinta maggiore per realizzare il Focke Wulf 154 fu data dal comandante in capo della Luftwaffe, Hermann Göring, ossessionato dal progetto. I piloti tedeschi erano intimoriti dal Moschito. Göring voleva un mezzo che potesse contrastarlo.
Goering voleva un aereo altrettanto veloce, capace di effettuare le stesse missioni come caccia notturno e che si trasformasse in un terrificante bombardiere. Goering aveva sempre richiesto velivoli che affrontassero due tipi di missioni. Questo compromesso pregiudicava altri cacciabombardieri della Luftwaffe, limitati da questa scelta. Kurt Tank era disposto ad accettare l'impegno di soddisfare richieste così contraddittorie. Goering decise di chiamare il Focke-Wulf 154 Mosquito. Per prima avrebbero dovuto costruire la versione da bombardamento, ma gli attacchi inglesi imposero che il Mosquito tedesco fosse un caccia notturno. Tank fu presente a ogni fase della costruzione. Il 1 luglio 1943 fu presentato il TA-154. Le linee morbide e pulite lasciavano trasparire il suo terribile potenziale bellico. Il progetto superò alcuni problemi marginali in collaudo e il caccia appariva destinato al successo. Il destino aveva in serbo un colpo fatale per il TA-154. Fortuitamente, la RAF distrusse l'unica fabbrica che produceva la resina sintetica necessaria per tenere insieme il Mosquito tedesco. Fu provata un'altra resina, ma scioglieva le parti in legno. Dopo che parecchi velivoli furono distrutti in prova, Tank sospese il progetto. Per questo Goering lo fece incriminare per tradimento. Ma neanche il potente capo della Luftwaffe poté imporre la sua volontà al tribunale. Tank fu assolto e il progetto TA-154 abbandonato. Malgrado il fallimento della Focke-Wulf, la Luftwaffe dispose di un nuovo caccia notturno. L'Heinkel 219 entrò in produzione. Anche se il TA-154 era tecnicamente valido, non era corrispondente alle direttive di Hitler circa la potenza di fuoco degli intercettori. Anche se i problemi fossero stati risolti, difficilmente sarebbe entrato in produzione. Ma la Germania non si arrese. Costruì un'arma che equilibrò la paura che il Mosquito incuteva nei piloti tedeschi. Il 13 giugno del 1944 fu lanciata su Londra la prima bomba volante, la V1. Ne seguirono migliaia, notte e giorno. La RAF disponeva di sofisticati radar e poteva seguire le V1 sopra la Manica, ma difendersi da loro era un'altra questione. Il pulso reattore consentiva alle V1 una velocità di 550 km orari a 1000-1650 metri di quota. A causa della sua velocità e della traiettoria diritta, era facile individuarle col radar.
I tre modi per combattere le V1, dette anche bombe volanti, erano l'artiglieria contraerea, i palloni frenati e i caccia della RAF. Il pericolo nel colpire una V1 consisteva nell'avvicinarsi troppo al punto dell'esplosione. Per colpirla bisognava avvistarla tempestivamente e trovarsi in posizione per sparare in picchiata. Nato durante il Blitz, il Moschito aveva completato il suo cerchio. Finalmente aveva assunto il suo ruolo in difesa della Gran Bretagna. I Moschito del comando costiero combatterono contro una minaccia sottile e letale, i sommergibili tedeschi. Ma mentre pattugliavano il mare, le squadriglie di Moschito dovevano anche affrontare le minacce che venivano dal cielo. Ancora una volta, i lupi germanici mostrarono le zanne adottando una nuova tattica. Gli U-boot furono dotati di cannoni antiaerei e, anziché immergersi al primo segno di caccia nemici, rimanevano a galla e combattevano. Questa tattica non ebbe il successo sperato perché i Moschito erano equipaggiati con un cannone a fuoco rapido da 6 libbre. Dotati di un'arma di quasi una tonnellata e di un'armatura, i Moschito erano pronti al combattimento con chiunque. Una formazione antinavale di Moschito era composta da caccia con cannoni da 6 libbre e da Moschito armati di razzi. I razzi venivano usati contro le navi più grandi. 8 razzi avevano una potenza di fuoco equivalente a una bordata dei cannoni da 6 pollici di un incrociatore e non avevano il rinculo di un cannone. Per evitare queste armi, i mercantili tedeschi seguivano rotte che erano rischiose quasi quanto affrontare l'armamento dei Moschito. Per sottrarsi agli attacchi durante la navigazione, le navi tornavano spesso in porto. Ed era proprio l'attacco ai porti la specialità dei Moschito e dei Bew Fighter. Divenne quasi una consuetudine. L'esercito tedesco dipendeva in gran parte dalle risorse naturali. Le navi che trasportavano materiale strategico venivano individuate dalle missioni di ricognizione aerea dei Moschito. Poi le squadriglie da combattimento subentravano per distruggere le navi. E così, nei mesi finali del conflitto, gli alleati consolidarono la loro superiorità.
Mentre gli eserciti alleati muovevano alla volta di Berlino, i Moschito bombardavano la capitale tedesca. Rientravano, si riarmavano e con equipaggi freschi decollavano per una nuova missione. Caccia notturne Moschito, invece, continuarono a duellare con i loro omologhi della Luftwaffe. E mentre molte squadriglie della Luftwaffe restavano a terra, i loro caccia notturni si guadagnarono il rispetto degli equipaggi dei Moschito che li vedevano combattere per una causa persa. La brillante, coraggiosa e abile forza aerea da caccia notturna tedesca non fu mai distrutta. Essa terminò la guerra con onore. I piloti e i navigatori dei Moschito possono certamente permettersi di fare degli elogi. Il loro coraggio e il contributo alla vittoria sono fuori discussione. Il loro velivolo, il Moschito de Havilland, si è guadagnato fama di migliore e senza dubbio di uno dei migliori della storia dell'aviazione. Ha adempiuto a tutti i compiti per i quali era stato originariamente progettato ed è stato fondamentale per conseguire la vittoria. Il Moschito operò in non meno di 86 squadriglie della RAF, 40 delle quali erano squadriglie da caccia. Inoltre, nella versione Sea Moschito, ha operato con 20 squadriglie aeree della Marina. Nel comando bombardieri, il Moschito ha compiuto 29.000 missioni in 3 anni. E sganciato 27.000 tonnellate di bombe. L'ultima bomba cadde su Berlino il 21 aprile del 1945. Si ritiene che a sganciarla sia stato un Moschito della squadra da caccia notturna. L'aereo che nessuno voleva fosse costruito rimase in servizio nella RAF come caccia notturno e bombardiere fino al 1953. Quella che fu chiamata la Meraviglia di Legno era entrata nella leggenda.